Questa mostra qui da Mazzoleni, continuo a indagare il mio lavoro che è nato già più di 30 anni fa, quindi su questa idea di indagine sull'anatomia umana e sulle potenzialità che le anatomie, le forme dell'osso, del cranio o di altre parti del corpo hanno da un punto di vista formale e scultoreo. Ritorna l'immagine della calotta, che è una delle immagini iconografiche che ho già utilizzato negli anni Ottanta e che è molto archetipica e anche, voglio dire, con delle valenze molto importanti per me, perché è un'immagine antropomorfa che ha una capacità evocativa quasi. Ma sono particolarmente contento di questa mostra, perché ci sono momenti diciamo storici, qui ad esempio è la prima foto di spiaggia che ho fatto nel 94, e momenti del post lockdown. Questo è il 2 giugno del 2020, è la prima uscita degli italiani sulle spiagge dopo il lungo e duro lockdown del 20. La mostra ha tutta una serie di foto che vanno in tutti gli anni della mia ricerca, in cui io sono molto contento perché ho potuto rivedere delle foto che avevo un po' abbandonato, avevo un po' perso d'occhio. È un po' così, ogni fotografo ha delle foto che preferisce, delle foto che, come i bambini, alcuni sono i bambini preferiti e altri meno. Comunque sono veramente contento, la mostra è secondo me molto riuscita, sono contento dell'asciuttezza e del lavoro che abbiamo fatto nella mostra.